SOS Arezzo TV questa sera in zona Dante, perché c'è questo marciapiede, caro Beppe Marconi, che c'era una volta il marciapiede. Ora non c'è più. Ora non c'è più, c'è una bella pozza d'acqua, c'è la terra addirittura più avanti, e quindi qui diventa un bel problema quando piove. Non solo, ma quando piove anche si allaga la strada, logicamente. Abbiamo visto più avanti c'è il lago d'acqua e le macchine che sfrecciano qui, per chi cammina questo pseudo marciapiede è un problema, perché si fa il bagno sicuramente. Eh sì. Qui è veramente difficile poter passare. Poi addirittura qui ci sono anche le strisce pedonali. Beh, è vero, puoi andare di là, ma sicuramente anche di qua. Poi in una strada trafficata in questo modo, ma io penso che qui bisogna che qualcuno ci metta l'occhio, effettivamente, che il nostro vice sindaco verifichi, perché non è un grosso lavoro, ma ripristini questo tratto di marciapiede che porta poi alla strada successiva che c'è di innesto, sempre qui in via Dante. Se noi ci proviamo, Beppe, a attraversare. Non fare andare indietro il nostro operatore. Eh no, dopo. Gli vogliamo bene. Ha spento, no. Gli vogliamo bene, lo farei andare indietro. Lui è sceso, però sta rischiando, perché adesso, come noi rischiamo, per non prendere l'acqua, si va sulla strada dove sfrecciano qui, ma per fortuna qua non c'è nessuno, adesso sta arrivando qualcuno. Ecco, risali Fabio, salta, ai figli piccoli. Sì, risaldiamo. E quindi. E poi qui diventa tutto terra. Qui non c'è proprio più per niente a marciapiede. È completamente sparito. Sì. E poi lì ora c'è rimasta una piccola pozza. Ma sicuramente quando piove, te lo dico, io ci passo spesso. Sì, finalmente spesso da qui. È un lago, sì, ci passo, logicamente. Questa è una strada importante di transito. E qui, logicamente, quando passi da qui, ti fai un bel bagno, perché quella è una bella pozza che arriva fino a mezzo alla strada. Sì, quando piove poi. Sì, perché poi le caditoie non ci sono. Non vedo caditoie. No, l'acqua. L'acqua si accumula. Si accumula. E ti fai il bagno. Ma addirittura anche nel punto della parte di là è tutto il lago quando vieni. E questa è una zona che quando piove si sa, soffre. È tutto il lago, anche la strada della parte di là. Sì. E quindi. E qui, logicamente, qui, per questi che abitano queste case vicino, e tu vedi, ci sono degli ingressi. Addirittura su c'è un'altra strada vicino alla rotatoria, e la gente che a piedi, che abita qui intorno, diventa problematico passare per questo. Cos'è? L'etamaio? L'etamaio, sì. Esatto. No, aveva le scarpe pulite, non ce l'ha più. Tanto tua moglie te le pulisce. Sì, no, le pulisco io personalmente. Anch'io, non ti preoccupare. Tutto sì, ma le scarpe le pulisco. Io sono sempre del partito che alla fine si pulisce tutto. Invece spesso le donne dicono, ah no, non viene, non ci provo neanche. Invece secondo me si può sempre rimediare, tipo... un fango. Poi le donne pensano ai loro, le scarpe. Esatto. A noi uomini pensano a tutto, meno che alle scarpe. Sì. Va bene. Va bene, insomma, speriamo che il vice sindaco intervenga. Sì, per Dio, qui non è un grossissimo intervento. Penso dovrebbe intervenire anche abbastanza la svetta. E quindi per alleviare queste problematiche c'è di questa. Tra l'altro è stato annunciato abitanti. In via Benedetto da Maiano, sì. È stato annunciato un grande cantiere innovativo per rifare tutta praticamente il manto di via Benedetto da Maiano. Bene. Che è quella via che da via Giotto va verso la scuola Tricca. Esatto, anche quello è il raccordo della città dalla parte nord, quindi giusto. Bene, quindi qualcosa si muove, fa parte del famoso piano. E quindi devo tornare anche all'acquedotto Vasariano, perché mi dicono che oggi la situazione è molto peggiorata. Bisogna sentire anche il nostro Pierluigi Rossi. Penso proprio di sì, perché sembra che i lavori non siano fatti a regola d'arte. Allora, magari nel prossimo SOS magari ci colleghiamo con lui. Va bene, ok. Ci vediamo domani. Ciao.